E buonasera e benvenuti a questa nuova puntata delle Leviathan Night. Questa sera siamo con Nicolò Tofanelli. Ciao Nicolò, come andiamo? Ciao, bene, grazie a te. Tutto a posto, tutto a posto. Si comincia a sentire voglia di andare in vacanza. Insomma, mancano pochi giorni e poi ci possiamo dedicare a un po' di relax. Tu dopo le fatiche con Barbarian King ti stai godendo un po' di riposo? Sei in promozione? Come sì. Sta andando? Sì, diciamo che mi sono preso una pausa forzata per stare dietro a tante cose a cui non sono potuto stare dietro durante il lavoro su Barbarian King. E quindi ora cerco di sbrigare tutte queste cose qui, poi un po' di riposo e poi si vede che succede. Sì, si vive molto a breve termine in questi periodi qui, è la cosa migliore. Beh, assolutamente. Piano piano che... una cosa per volta. No, sono sì, assolutamente sì. D'accordo con te da questo punto di vista. Fra l'altro l'ultimo volume di Barbarian King io ce l'ho qui davanti, è letteralmente un balenottero, quindi la fatica è stata proprio tanta per realizzarlo, suppongo. Sì, è stato veramente super impegnativo come volume. Sia per la molle di pagine, sia per i contenuti, ma anche perché mi ero all'inizio prefissato di farlo in una maniera che poi si è rivelata un'arma a doppio taglio, perché insomma, pieno di tratteggio, bello dettagliato. Racconta un po' quali sono stati i progetti iniziali e poi come hai deciso di cambiarlo in corsa. Ma senti, non è che l'abbia cambiato in corsa, è che io sin dall'inizio, quando Massi mi presentò il progetto, insomma, di Barbarian King, mi disse che aveva bisogno di un disegnatore per il volume 2, io lo volevo fare sin da subito così. Okay. Solo che non mi riusciva, perché era il primo lavoro coi tempi belli serrati, e comunque lo dovevo fare in 5 mesi e mezzo. Tempi belli serrati, tante pagine, tutto da solo, e non avevo fatto granché prima di quello. Quindi okay. Ho dovuto fare una cosa molto più semplice, asciugata, un po' ai primi Invincible, perché dovevo okay. Fare una cosa che fosse bella da vedere, ma non troppo impegnativa. Però diciamo che chiaro. L'idea è sempre stata quella di farlo così. Piano piano ho fatto scuola col volume 2, col 3 mi sono un pochino sgrezzato e poi sono arrivato a questo qui che sono riuscito a farlo così, com'è. E come tempistica, come è cambiato il tuo tipo di lavoro? Suppongo che un po' con la pratica sarei riuscito a fare cose un pochettino più in fretta, però aumentando il livello di dettaglio, quel po' di vantaggio che avevi preso l'avrei riperso, suppongo. Sì, senti... sono partito bello carico, bello entusiasta e ce la facevo a fare una tavola al giorno tranquillo, senza problemi. Poi il problema è che la fatica si accumula, sono tavole belle toste, belle impegnative, belle cariche e poi si sa, il mondo sta andando praticamente tutto in direzione contraria rispetto a noi per quello che succede, quindi... un po' la fatica si faceva sentire, però sono riuscito nonostante tutto a tenere quella tavola al giorno, 7 mesi e mezzo a finire tutto. Beh, comunque tavola al giorno, soprattutto per il livello di dettaglio con cui lavori te, complimenti, cioè è lavorone. Sì, un po' troppo, cioè non mi sento ancora pronto a fare quel un lavoro con tutto quel grado di dettaglio e in così poco tempo.
Ma tu fai parte di quella schiera di disegnatori che sono molto perfezionisti, per cui poi dopo quando riguardano i vecchi lavori si correggono, pensano alle cose che avrebbero potuto fare in maniera differente? Nì, perché penso che se quella cosa è uscita così, doveva uscire così. Cioè, se non sei riuscito a fare di meglio, vuol dire che in quel momento non potevi pretendere troppo da te stesso. E comunque ci sono mille fattori e variabili, cioè vanno quando sei sotto stress e con la consegna che non è proprio lontanissima, tende a non pensarci, però è bene pensarci che comunque sei un pezzo di carne lì su un tavolino tutto di curvo. A certi momenti bisogna anche dire dai, vabbè, cioè, va bene così, l'hai finita, non fa proprio senso. Vabbè. Il prossimo viene meglio, che poi secondo me è un po' un consiglio con estrema umiltà, però quello comparato io, che è proprio quello che ti fa migliorare, secondo me. Cioè anche accettare il piccolo difetto che hai lasciato sulla tavola e pensare quello dopo verrà meglio. E comunque prendere tutto questo tavole... Cioè, il livello di dettaglio è impressionante. Adesso, al di là di tutto, pensare che tu possa aver fatto una tavola al giorno, effettivamente, cacchio, è un lavorone. Sì. È parecchia roba. Poi ho cercato di fare in modo di non lasciare quasi mai una vignetta senza sfondo. C'è quasi sempre uno sfondo e pochissime silhouette, non perché non mi piacciono, ma perché non le ho mai viste una cosa che stanno bene nel mio stile, non lo so, mi ci cozzavano sempre un po' le silhouette nere. Ma senti, ma la tua routine di lavoro com'era? Lavoravi prima un plot e poi dopo passavi direttamente alle tavole, oppure sei andato subito alle tavole in prima battuta? Facevo prima di tutto lo studio del soggetto con i personaggi, tutta l'ambientazione, tutte le varie note di massimo che servono, insomma, con tutte le reference, tutte quelle cose lì, e poi tutti gli storyboard, perché ho proprio bisogno di costruire tutta la scena tutta di seguito, perché se no non riesco a costruire bene il film. Quindi hai già lavorato su quello, ma lo storyboard ha già un livello di dettaglio paragonabile a una tavola, oppure siamo proprio con gli omini filiformi, come disegnerei io anche al mio meglio? No, è una via di mezzo, via di mezzo, non ci sono gli omini, cioè capisci che quello è Conan, capisci che quell'altro è un altro personaggio, capisci che lui è il cattivo, capisci che l'ambientazione più o meno è quella lì, però comunque non è una tavola su cui diciamo che la puoi mettere su il programma e inchiostrarci sopra, quello no. Okay. Quello la devo sempre aprire, fare tutta la matita definitiva e poi inchiostrare. Dicevo, è proprio una via di mezzo, proprio precisa nel mezzo, tra le due cose, tra l'omino stecco lo storyboard dettagliato. Ma è tutto già in digitale, oppure fai qualcosa a matita che tieni per te, per referenza o studio, qualcosa del genere? Purtroppo no, tutto digitale, perché ho un'ansia tremenda quando inizio a lavorare sui volumi, ho sempre paura di non riuscire di bucare il tempo. Sì, quella è, Massimo lo sa bene, io c'ho proprio questa cosa qui che non riesco a concepire di arrivare in ritardo sulle cose, è proprio una cosa mia. Lo devo finire preciso e non devo sgarrare. No, tendenzialmente non è una cosa brutta, quindi cioè, capisco che poi perché ci sono la gente, tanti non ci pensano, ma poi ci sono tante altre persone che lavorano, no, sul tuo lavoro, e quindi pensare già solo che glielo consegno mezz'ora dopo a un colorista, a un letterista, mi piglia male penso sto poveraccio qui arriva a lavorare su una cosa all'ultimissimo,
perché sì. Arriva 7 mesi dopo il mio lavoro, 6 mesi dopo il mio lavoro, c'ha da colorarlo tutto in un tempo che non so come faccia, no? E poi il letterista Chiaro. Deve fare tutto all'ultimissimo proprio. Quindi sì, è più quindi per quello. Vabbè, un giusto lavoro di staffetta in maniera tale che non lasci tutto all'ultimo, ma cioè, è condiviso da tutti il tempo da gestire. Ma tu parlavi prima delle sceneggiature di Massimo. Massimo, intanto ricordiamolo per chi ci segue, è Massimo Rosi, che è lo sceneggiatore nonché il creatore della saga di The Barbarian King. Ma che livello di dettaglio ha il lavoro di Massimo, se puoi raccontarci? Cioè, ci sono tante referenze, tanti racconti, c'è già una regia ben definita, oppure sei libero comunque di poter intervenire, di aggiungere delle cose, di modificarle? Diciamo che è molto dettagliata come sceneggiatura, però non è quel dettagliato che ti ingabbia, che ti rinchiude, esatto, che ti rinchiude in una gabbia, è quel dettagliato okay. che ti fa lavorare la fantasia. Ottimo. Sì, perché ti fa entrare bene nella scena, in tutte le cose, ti fa capire bene come sono i personaggi. Poi per quanto riguarda, ne so, la descrizione delle ambientazioni, ci sono anche tante reference. Lui mi passa sempre tantissime reference e sono contento di quello, perché non sono bravo a cercare reference, proprio non, okay. non sono proprio bravo a lavorare con le reference. Okay. Quindi mi dà una mano grossa da quel punto di vista lì. E poi magari può succedere che lui costruisce tutta una scena in un certo modo, la scena rimane invariata, però il layout, come dissi già altre volte, sì. può cambiare. Non sempre, però magari leggendola mi viene subito il flash di quella vignetta tutta in un'altra maniera, magari una cosa mi viene più in mente a vivo, e allora da lì stravolgo un po' il layout che mi dà lui, però diciamo che poi la scena rimane quella lì. Ma poi con l'editing come ve la cavate? Cioè, come funziona proprio in questo caso il procedimento? Cioè, ci sarà, suppongo, qualcuno che dopo rilegge le cose va a controllare la regia di tutto quanto, che non ci siano contraddizioni, che ne so, magari che qualcosa che è inquadrato in una vignetta dopo non scompaia, cose di questo genere. I tempi di correzione sì, a questo sì. punto dopo si allungano, oppure riesci a gestire tutto sempre nel ritmo di una tavola per giorno? A me aiuta tantissimo il fatto che gli do tutto lo storyboard subito, ed è a un livello di dettaglio che lui lo capisce abbastanza bene quello che succede. E dove okay. non si capisce, magari ci metto un appunto, tipo se un personaggio non si capisce bene che è lui, ce lo scrivo. Oppure okay. scrivo su quell'edificio che è quell'edificio lì, ci scrivo proprio il nome. Quindi questa cosa qui, lui mi corregge già se ci sono degli errori lì, che può succedere, e dopo, a meno che non ci sia una tavola particolarmente complicata, gli mando la matita e dopo faccio la china, oppure gli okay. mando ogni tot tavole, tipo 10-15 tavole, gliele mando in blocco, le chine, le ricontrollo, al limite si ricorregge dopo se c'è certo. qualche errore, capita, o magari sì. più che altro succede che faccio spesso tutti gli studi su, faccio tutti i file immagine con gli studi, glieli mando, però succede che magari dei personaggi rimangono fuori, li faccio direttamente su tavola e magari okay. sbagliati, non funzionano, allora lì si ricorreggono le tavole. Per esempio nel volume come si chiamano gli assassini, quelli, i chili, ci sta? Una roba del genere? Sì, cazzo. Sì. Loro li avevo fatti, l'avevo buttata un po' troppo di fuori, avevo fatto tutta la parte del sultano, volevo spingere sulla cosa sci-fi, anche se non è sci-fi, perché comunque Howard è strano come autore, no? È molto, non è proprio un fantasy, non so come spiegarlo,
beh, molto più bravo soprattutto nel Barbarian King. Beh, nel Barbarian King, soprattutto poi in questo caso, ci sono anche tante influenze cosmiche lovercraftiane, quindi ci sono un po' in effetti tutti e due i mondi. Esatto. E lì era andato veramente completamente fuori strada e l'abbiamo recuperati tutti, l'abbiamo risistemati. Ma tu sei praticamente salito a bordo di The Barbarian King praticamente dall'inizio, no? Quindi avrei collaborato probabilmente già alla Bibbia del mondo di tutta la saga. Qual è stata la cosa per te più semplice con cui confrontarti e di traverso la cosa più complicata? Allora, per me sono stati proprio la risposta più banale del mondo, i mostri. Tutto quello che è mostruoso. Perché è una cosa che mi è sempre riuscita parecchio bene, quindi quando Massimo mi descriveva delle cose strane che succedono, creature particolari, ero tranquillissimo e anzi, sono le parti in cui respiro di più quando lavoro a volume, e proprio lì mi rilassano. Le parti più difficili, e saranno una cosa che per me saranno sempre difficili, non c'è verso, sono tutte le parti in cui ci sono tanti dialoghi, ci sono scene molto ferme e ci sono scene che richiamano parecchio la realtà. Quello lì è sempre stato il mio punto debole, cioè per me quando se devi fare un fumetto che è tutto inventato, è assurdo, ci sono mostri, ci sono creature strane, ambientazioni tutte da creare da zero, io sono tranquillissimo. Come ti dicevo prima, per me il problema è la reference, cioè se mi dai questa cosa qui, tempio romano, crisi perché devo seguire la realtà e lì è complicato. Quali sono state le reference? Adesso mi dicevi il tempio romano, in effetti ci sono alcune scene che ricordano un po' delle rovine romane nel Nord Africa fondamentalmente, però questa è l'impressione che ho avuto io leggendo poi l'opera completa, però suppongo che non ci sia stato solo quello, che altro tipo di ricerca c'è dietro? Quelle rovine lì erano tutte reference che io ci avevo già lavorato anche con Salomè, quando lei riemerge fugge dal pozzo delle anime, riemerge nell'oasi e c'è quella facciata lì di quel tempio scolpito. Lì avevo studiato diverse rovine antiche, però erano più che altro medio orientali. Ok. Dimmi. No, stavo realizzando che da Salomè cos'è che è passato un anno e mezzo, due? Mi sa di più, due anni. Ah, guarda, ti faccio i miei complimenti perché comunque il tuo stile si è evoluto in una maniera molto personale e veramente sei cresciuto tantissimo in due anni. Evidentemente stare a macinare una tavola dietro l'altra, per quanto poi possa essere, suppongo, faticoso, perché va bene il piacere di disegnare, ma quando diventa così dopo è chiaro che è anche un lavoro, però effettivamente ha dato dei frutti veramente molto, molto succosi. Sì. Poi è anche il lavorare con persone che come ti posso dire, sono stimolanti alla fine, sono persone stimolanti che ti fanno fare proprio quello di cui hai bisogno in quel momento lì. Io credo che mi abbia fatto bene anche soprattutto quello, cioè io ho bisogno di fare quella cosa lì, di disegnare quelle cose e di divertirmi su quelle cose lì. Penso che sia stata una combinazione di cose che mi hanno fatto poi migliorare così. E poi vabbè, c'è anche la cosa che quando fai tutti i giorni una tavola al giorno e la devi fare, cioè nonostante tutto, cioè succede veramente che finisce il mondo e te però la devi finire, lì poi migliori per forza. Beh, ho l'impressione che questa cosa che finisca il mondo te la sei un po' autoimposta te da solo, se ti ho capito un po', mi sa che è un po' un ritmo che ti sei dato da solo. È un... diciamo che a un certo punto certe cose te le devi smussare, perché sennò è un macello, cioè come quando ti dicevo prima,
e tante persone non riescono a magari accettare quell'errore nella tavola e lo riguardano, certo. E dicono, io quella cosa lì non mi succede mai, io guardo le cose vecchie e mi piacciono dall'inizio alla fine, perché le devi accettare, è tutto lì. Senti, a me è venuta sete intanto, visto che abbiamo i nostri amici di Vapori di Birra, facciamo vedere che ci hanno dato gentile omaggio di queste birre, fra l'altro molto belle anche come grafica, vedevamo prima che sono di due stili diversi, la mia è una Pale Ale, una tua è una Red Ale, per cui io direi di stappare e di... Tra l'altro sono molto vicini, cioè sono più vicini a te che a me con il birrificio, perché sono a Sasso Pisano. Sì, l'ho visto prima, Pisa, sì. Ed è la cosa molto interessante che loro sono a chilometro zero, praticamente usano i vapori geotermici per la produzione della birra, quindi questa cosa è effettivamente interessante, perché è un prodotto locale con alimenti naturali, tutto realizzato localmente e soprattutto poi anche con l'energia della terra, quindi... C'è un po' questo legame barbarico, se vogliamo. Parecchio, sì sì. Quindi, cheers! Facciamolo virtualmente. Salute. In attesa di poterlo fare dal vivo. Salute! Anche il sapore è effettivamente molto, molto grumato, sì sì. Assolutamente, ci voleva, siamo all'orario giusto per berne un goccio... Dopo scena, io mi ero portato anche il bicchiere, però ho detto, siamo tre amici, che se ne frega, abbiamo no, ma infatti è meglio assolutamente. Senti, raccontami un po' intanto, ma dal punto di vista del tuo studio, prima di parlarne, prima di iniziare offline, parlavamo un po' di Jack Kirby. Io qui vedo tanti, secondo me, cioè, ci sono tante ispirazioni differenti, come è giusto che sia. Quali sono i tuoi modelli, cioè, quando hai iniziato tu avresti voluto iniziare con, cioè avresti voluto seguire lo stile di chi, se posso chiederti? Allora, io dirò una cosa, che io mi esprimo male, mi esprimo malissimo, quindi sarà già una cosa bella complicata da dire, però la dico lo stesso, tanto ormai siamo qui. No, e allora io non guardo gli altri fumettisti, cioè non guardo gli altri fumettisti attuali, okay. Non perché non li apprezzi, anzi, cioè li adoro, cioè mi piacciono quasi tutti. Il problema è che non mi riesce trovare ispirazione nei disegnatori di ora, perché non riesco a capire il lavoro di sintesi che hanno fatto, perché le cose che producono sono il prodotto di tantissime ispirazioni diverse che confluiscono attraverso il loro stile in quella cosa lì. Ok. Quindi ho sempre cercato di guardare più che altro alla pittura e a quelle cose lì, cose parecchie più vecchie. Ok. E anche perché è da lì che ho iniziato come si dice, col mio percorso di studio, ho fatto l'Accademia di Belle Arti, ho fatto pittura, quindi più che altro guardavo quelle cose lì e mi piaceva fare quelle cose lì. Poi non mi sono riuscito a fare e alla fine sono finito a fare i fumetti, perché quei dipinti, uno schifo totale, non ci riuscivo. Però vabbè, comunque ho cominciato a guardare i disegnatori, i fumettisti, tardi e nei momenti proprio in cui sei che devi trovare quell'ispirazione, devi capire come fare quella certa cosa e lo devi capire al volo. E okay. È per questo che io mi sono appassionato tanto con disegnatori, come ti dicevo prima, quando non eravamo in diretta, dall'aspetto semplice, che però in realtà non sono semplici. Come per esempio si diceva Kirby o Buscema, disegnatori del genere, perché trovavo più facile, non dico che è facile, ma trovo più facile studiare come avevano disegnato una cosa o come avevano inchiostrato una certa cosa, mi arrivava più diretto, non so perché, però è così, mi arrivavano più diretti.
E in questo lavoro ti direi che ci sono più che altro loro e poi Frasetta, proprio Frasetta, ma quello è proprio da anni che lo adoro, la composizione è, cioè quando devo capire come fa una tavola, una vignetta, sempre Frasetta, che è assurdo. Beh, io ho un'impressione che mi, una risposta che mi sono dato alla cosa che dicevi te, perché ormai comincio a seguire fumetti da qualche decade, i capelli bianchi lo dimostrano, è che secondo me i disegnatori moderni hanno inserito tantissimi dettagli in più, ossia se tu vuoi vedere una tavola, ma anche al di là di Conan, ma di qualsiasi personaggio, soprattutto nell'ambito americano, una tavola degli anni 80 ha assolutamente meno dettagli, quindi in quel giro essenziale devono riuscire a colpire con più contratti più semplici. Adesso secondo me vuoi la tecnologia, perché sicuramente disegnare in digitale magari a un certo livello aiuta, però si spinge secondo me ad un livello di dettagli che arriva quasi al fotorealismo, che per carità è bello, però è bello perché... Però è anche difficile da imitare dopo quel tipo di fotorealismo, cioè o c'è o lo studi dall'inizio, o se no proprio il modo di fare fumetto, che appunto sono gli autori come Buscema o Kirby, è più difficile da seguire secondo me. Sì, poi c'è tantissimo questa cosa che con l'avvento del digitale ultimamente si usano una marea di pennelli stranissimi. Di pennelli digitali stranissimi che io non riesco proprio a capire come hanno fatto le cose, cioè proprio non chiaro. C'ho una marea di tavole salvate nel computer, visto quando uno studia, fa ricerca, c'ha tavole di quello, di quell'altro, e usano dei pennelli che io non ho mai capito come sono riusciti, perché uso, c'ho due pennelli di Clip Studio e uso quelli lì, sono sempre quelli lì due, non ci sono effetti strani, al limite c'è l'etching, quello proprio il tratteggio incrociato, quello di default, però non ci sono pennelli stranissimi. Senti, io ho preparato un gioco per te stasera, proprio perché parlavamo di mostri saghe, soprattutto perché poi si parla di The Barbarian King, che ovviamente è Conan, per cui ho fatto una selezione di pin-up del nostro simpatico Barbaro di tutta una serie di autori. Volevo sentire se avevi voglia di i tuoi commenti, i tuoi pareri su questa serie di autori. Mi sono selezionati, adesso partiamo ovviamente dal più classico dei classici, l'hai tirato in ballo te, ed è John Buscema ovviamente. Io ci ho praticamente studiato anatomia su tutti i suoi disegni, cioè ci sono delle cose che lo vedi che le ho prese da lui. Per esempio, come disegna i deltoidi, il brachiale tra il bicipite e il bicipite, che andava parecchio in quegli anni lì, o come disegna la curva degli stinchi, le cosce, i tricipiti, cosce, sartorio, proprio uguali, le faccio uguali, identici, perché ho studiato anatomia a diritto, anatomia e inchiostrazione dopo, perché l'ho capito dopo quanto era potente quell'inchiostrazione, perché sembra semplice, è sempre il discorso di prima, sembra semplice, poi all'inizio ti colpisce l'anatomia, il disegno, poi mano a mano che vai avanti capisci quanto è potente invece quella china così essenziale ma perfetta. Io di Buscema, da profano, a parte, ho sempre apprezzato moltissimo le donne, perché secondo me le disegna in una maniera estremamente erotica, ma una cosa che ho sempre apprezzato è anche il modo in cui dà a Conan una sorta di faccia quasi leonina, perché ha questo naso che scende giù proprio dritto, quindi è quasi bestiale nel modo in cui lo disegna, forse riesce a rendere bene la natura rude, e poi c'ha gli occhi che sembra abbiano quasi l'eyeliner, fondamentalmente resi da Buscema, quindi ha un'espressione torva che veramente ti fa paura quando lo vedi. Sì, è vero. Allora, andiamo invece a quello successivo, è un altro mostro sacro ovviamente del disegno, qui fra l'altro qui ci sono molti dettagli, perché comunque è una tavola
Questo è uno sketch, una commissione che lui aveva fatto per un fan. Stiamo parlando di Barry Windsor Smith, che è comunque dello stesso periodo. Sì, sì, e anche qui uguale, io ti dico sempre la stessa cosa, studio il tratteggio, il modo in cui sfuma le chine e come inchiostrava le ambientazioni, come crea i dettagli, ma anche come crea l'illusione dei dettagli delle cioè è una cosa difficile da spiegare, però mi ha sempre colpito. E poi è bello come sono statuari nelle pose. Sì. Sì, tra l'altro lui riesce a rendere tutti i personaggi possenti senza che siano massicci come Boucher. Ma è vero, perché non sono ipertrofici, anzi, sono giusti come anatomia, però sembrano ancora più grossi perché sono proprio con queste posture imponenti. Sì, beh, obiettivamente poi questa essendo una commission si vede che ci ha messo parecchio tempo per farla più di una tavola qualsiasi, però obiettivamente rende molto molto bene. Andiamo a un altro disegnatore sempre dello stesso periodo, ed è Alfredo Alcala, che comunque disegnava su Savage's World of Conan, credo nella prima metà degli anni, nella seconda metà degli anni 70. Questo, ti dico la verità, non lo conosco solo di vista, perché li ho già visti questi disegni qui. Però, ti dico la verità, non lo conosco. Però mi piace il classicismo, così a primo impatto mi piace come è classico nella linea. Sì. Questo addirittura sembra quasi una sorta di Prince Valiant anziché Conan, perché c'è proprio una regalità nel movimento che probabilmente il Conan giovane non c'aveva, ma manco per sbaglio. Cioè, Conan si chiama Barbaro per ovvie ragioni. Però no, effettivamente, secondo me il tratto è un pochettino più vetusto rispetto agli altri due. In effetti Alcala, per quanto... E poi c'ha le alette alla torno, aveva le alette sì, così. Sì, cioè proprio... uno stile molto molto vichingo. Andiamo avanti, aspetta, ecco, questo è l'ultimo dei super classici. Questo è Ernie Chan, che comunque già siamo anni 80. Sì. Questo, ti dico la verità, non è tra i miei preferiti, ma perché non lo so, c'è qualcosa nel disegno, nell'inchiostrazione che non mi è mai piaciuto più di tanto. Anche il modo in cui tratteggia, quel tipo di tratteggio lì non mi è mai piaciuto. Poi, è molto Frank Miller. Infatti... Cioè, pagherei oro per disegnare così, è chiaro, però no, capisco quello che vuoi dire, forse è un po' troppo pesante come stile, no? Sì, è strano, poi questo tratteggio qui che più che darmi un volume, mi non lo so, ora dico una cosa che è brutta da dire, perché insomma, con quei mostri sacri non si può di nulla, però mi dà l'idea che più che e dare il volume lo decora, tipo non so come dirti. Ho capito, cioè, non mi dà il senso del volume e dell'ombra, ma mi dà il senso che sulla coscia c'ha proprio disegnati quei segni lì. Sì, ecco, sì, ecco, questo tipo di disegnatori inchiostatori mi hanno sempre dato un po' quell'idea lì, e mi saltava sempre all'occhio quella cosa lì, anche perché è strano, perché la donna che è davanti, che a giudicare dal costume dovrebbe essere Red Sonja, però ha una pettinatura completamente differente, è completamente illuminata, e Conan, pur essendo più alto rispetto alla donna, invece è completamente al buio. Quindi c'è qualcosa che sì, è strano, è strano. Una cosa che lo potrebbe far tornare è il colore della carnagione. Ah, però okay. Comunque c'è il corpo tutto bianco e poi quel tratteggio sulla quel tipo di tratteggio lì che non lo so, ma è sempre rimasto lì, mi salta subito all'occhio, è quasi come se fosse una calzamaglia. Sì, è vero, hai ragione.
Allora, andiamo avanti. Adesso cominciamo ad arrivare un pochettino più in stile moderno, perché qui questo è Cary Nord. Questo siamo nel periodo di Conan, quando Conan veniva pubblicato in America dalla Dark Horse, quindi stiamo parlando di una ventina di anni fa, 25 anni fa, giù di lì. Questo qui per me è, cioè, è il mio preferito tra tutti. È uno dei miei disegnatori preferiti e i miei fumettisti preferiti non c'è uno più bravo, uno meno bravo, per me sono tutti allo stesso livello, mi piacciono tutti un sacco, e lui l'ho studiato tantissimo e mi ha sempre aiutato tanto, perché c'ha questo disegno molto realistico, sembra dettagliato ma invece è spesso è molto semplice, è strano, è semplice e complesso allo stesso livello, e mi piace tantissimo come sono naturali i corpi. Prima c'era Winsor Smith, che era più imponente, statuario, invece i suoi li ho sempre trovati molto vivi come personaggi, molto naturali, piace parecchio. Soprattutto mi piace tantissimo come gestisce i personaggi secondari e le comparse, non nel senso di nell'importanza della storia, ma proprio nella tavola. Sembrano proprio vivi. Quando vedi i personaggi nello sfondo che lanciano le frecce, combattono, scappano, sembra che prendano vita da un momento all'altro. Che forse è un lui po' quella di cosa gran che... lunga il mio preferito come disegnatore di Conan. Che è una cosa che dicevi un po' anche te prima, quando parlando del quarto volume dicevi che cercavi di non lasciare nessuna tavola priva di sfondo, ma di dare comunque una tridimensionalità alla storia. Sì, sempre. E questa cosa che ho notato sempre in lui, infatti ho tutte le tavole nel computer salvate di, come si chiama, Eternal Warriors, probabile? Sì. È bellissimo, quel fumetto lì è veramente bellissimo. E, mi piaceva come la... che sembra una cosa scontata, però... spesso si tende a scordarla quando si disegna fumetti, che la scena deve sempre continuare. E quindi non è sempre io cerco sempre di fare questa cosa qui. Quando succede una cosa in una vignetta, se è possibile, anche se non è specificato, cerco di prolungare quell'azione per almeno una o due vignette dopo. Per esempio, mi viene un esempio con Barbarian King 4. Quando Conan sfonda il portone, che arriva in faccia a uno dei servi del sultano, in quelle vignette lì ho cercato, per quanto non fosse strettamente necessario che continuasse l'azione di lui che ha preso la porta o che corre con quella mano, ho cercato di continuare quella cosa lì, perché è una cosa che mi ha sempre colpito di lui. Ho capito, no, beh, quindi proprio dare un senso alla regia anche su quello che succede nello sfondo, beh. Sì, è un lavoraccio lavorone, nel senso che comunque stai lì, devi caricare anche bene quello che succede dietro. Sì, più che altro non puoi lasciare niente al caso, cioè dopo un po' ti viene naturale se ci tieni veramente tanto a questa cosa qui, come, certo. Che ne so, ti piace tantissimo disegnare cavalli. Sarà difficile che disegni un cavallo brutto se è la cosa che ti piace di più fare nella vita. Quindi se ti piace tanto questa cosa qui del fumetto, a me la cosa che mi ha sempre colpito di più del fumetto è che, cioè, ti scordi che stai leggendo un fumetto, cioè sembra che ti parte un film quando è fatto veramente bene. È vero. Mi piace quella cosa lì, cioè mi piace la sequenzialità. Sì, quella cosa lì. È importante in effetti. Arriviamo a al penultimo dei disegnatori, che è Mike Deodato, che quando Conan è ritornato in Marvel, perlomeno Conan il Barbaro, uno dei disegnatori era appunto Mike Deodato. Praticamente come inchiostro io, tutti i pettini che faccio io, tutti rubati a Mike Deodato. Aspetta, però è Mike Deodato Junior, giusto? Sì. Mike Deodato Junior, sì. Però non c'è un
Ah, non, sono non sono un lettore Marvel, quindi lo conosco per i disegni, per le cose. No, che io sappia, non esiste un senior disegnatore immaginato. Ok. E no, i pettini miei, tutti quel modo di inchiostrare sono completamente rubati, cioè ci ho studiato tanti, mi piaceva un sacco, perché lui è un po' il discorso di prima, ma non è, perché sono quasi decorativi, ma non risultano mai essere una decorazione. Beh, quello l'ombra la capisci da dove arriva. Creano un sacco volume invece. E la cosa bella che creavano con la china e questi pettini, creavano l'illusione dei riflessi. È una cosa che a me quando l'ho vista ci sono diventato matto. Poi la faceva anche Castellini, questa cosa qui. È vero. Con la china creavano l'illusione che c'era un riflesso nell'ombra. È bellissima. No, mi piace un sacco. L'unica cosa, preferisco di più disegnatori come Cary Nord, perché non tanto prima, ma andando avanti, mi sembravano sempre di più piantati i personaggi. Non so se è stato il passaggio al digitale, mi sembravano parecchio. Sì, ma secondo me poi Diodato non rende molto meglio in bianco e nero che a colori. Io mi sono sempre fatto così, non so se non abbiano mai trovato un colorista giusto per lui, però i colori che vengono utilizzati, soprattutto in Savage Avengers, sono molto molto acidi, e quindi non secondo me non gli rende bene, lo sovraccarica, lo fa troppo saturo come stile. Invece con bianco e nero sto vedendo che è molto più bello. Sì, poi sono disegnatori quelli lì che, come lui, che usano un sacco di nero, e quando ne usi tanto non è facile colorarci. No. È complicato, perché appesantisce parecchio, oppure, come hai detto te, quando usano quei colori acidi lì, tutti sfumati, con tutti questi gradienti qui, con tanto nero, fa strano. Separa troppo la china dal colore, diventa un po' posticcio il colore su quella china lì. Sì, sono d'accordo. E arriviamo all'ultimo, che fra l'altro è uno dei disegnatori più recenti, che è Mahmoud Ashar. È uno stile proprio completamente diverso. Fra l'altro un Conan barbuto, che è difficile che si veda altrove. In Barbarian King inizialmente, almeno fino al terzo volume, è barbuto. Che secondo me poi gli rende di più l'idea, perché dai, insomma, un barbaro, e ci sta che non si stia a curare troppo l'aspetto. Ci sta. Poi non era possibile proprio completamente glabro così. Magari un pochino, un po' di barba incolta, però così secondo me si rende parecchio di più. Beh, ma quello poi, fra l'altro, se vedi anche lo stesso Buscema, lo disegna come se fosse un culturista da palestra di adesso, perché è difficile pensare negli anni 70 degli uomini completamente glabri su tutto il corpo, invece lui era proprio veramente un culturista da questo punto di vista, che forse è una cosa un po' irrealistica per l'epoca. Poi penso che magari c'entrasse anche qualcosa la censura dell'epoca, non so come avrebbero preso un fumetto con un uomo peloso mezzo nudo che andava in giro, perché c'era il Comics Code Authority, secondo me all'epoca un è po' probabile. Sì, molto probabile. Ma senti, io su di lui ti dico che è praticamente ti rispondo alla cosa di prima con un esempio. Sono quei disegnatori che a me piacciono tantissimo, li ho guardati tantissimo, ma non riesco a capire le soluzioni che hanno adoperato, cioè mi risultano difficili. Quello è quello lì il motivo per cui cerco più in altri tipi di ispirazioni che mi arrivano più dirette, perché mi capisco che c'è stato uno studio gigantesco dal punto di vista del disegno, dell'inchiostrazione e anche del mezzo, perché queste sono persone che hanno veramente piegato la macchina, cioè quando invece il computer ti piega e ti dà i suoi ti mette lì con i suoi paletti, devi usare questi pennelli, queste cose qui, questo, loro invece sono incredibili perché l'hanno piegato completamente, con una cosa ci fanno tutta un'altra cosa, sono assurdi, però non riesco proprio a capire il ragionamento. Sono bellissimi da guardare, da leggere, però non li guardo mai per ispirarmi.
No, no, capisco quello che... Cioè, io li ammiro tantissimo, cioè proprio non... trovo proprio un muro. Non so, sarà che sono cresciuto con fumetti più anni 80 e 90 e poi ho recuperato parecchio dopo la roba nuova e non chiaro. Tutto, perché comunque non sono un lettore Marvel e quindi tutta quella roba lì sono cresciuto con la roba Image o con Spider-Man della fine anni 90 okay. O i Venom, insomma, quelle fumetti lì, quindi c'erano più i disegnatori che venivano da i primi che mi ha fatto vedere. C'erano Mark Silvestri, c'era McFarlane, c'era John Romita Junior, tutti quei disegnatori lì. No, John Romita Junior forse un pochino dopo, però insomma c'era quel tipo di disegno lì e quindi mi sono formato più su quelle cose lì, sono cresciuto con quelle. No, ma è comprensibile, tra l'altro credo che in questo caso, sai che poi dopo il fumetto americano ho cominciato a pescare un po' da tutti gli stili in anni più recenti, per cui ho quasi il sospetto che anche lui, anche Char, pur essendo comunque uno che riesce a riempire la tavola molto bene, sia di ispirazione più francofona rispetto a quanto possa essere proprio di scuola americana, perché comunque lo vedi anche proprio dall'espressività del volto, cioè... C'è uno studio nel modo in cui c'hai il personaggio che è molto diverso da come lo vedevi in Buscema, eccetera, eccetera. La cosa che mi fa, che mi ricorda molto lo stile americano, in questi casi sono i lupi che sembrano con la testa molto sproporzionata come poteva disegnarli Mike Mignola negli anni 80. Sì, sì, è vero, è vero. E si vede anche tanto da alcune soluzioni con l'inchiostrazione, che ora va parecchio. Prendere da Mignola per semplificare alcune situazioni degli sfondi e poi c'è anche tanto di manga in questi disegnatori qui nuovi. Sì, c'è parecchio dell'uso dei retini, il tratteggio appennino. Ma secondo te i retini dipende dall'utilizzo dalla presenza proprio della tecnologia? Perché credo che comunque... Negli anni 80-90, vabbè, a parte non so quanto potessero essere usati i retini in America, magari non c'è proprio la cultura di usare i retini, però non si utilizzavano. Poi dopo, no, non tanto. Nei fumetti anni 90 cominci a vederli, perché storicamente anche il momento in cui anche in America cominciano ad arrivare di più i manga, cominciano a essere più popolari. Adesso credo che i retini siano qualcosa, cioè, suppongo, poi dimmelo te che lo usi più tecnicamente il mezzo, sia una cosa che puoi applicare direttamente col computer, no? Sì, 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 ci sono di default in Clip Studio e ci sono di varie intensità, anche mi pare anche sfumati. Io non li ho mai usati perché mi piacciono tantissimo, io leggo più che altro manga, ne ho letti tanti, leggo parecchi manga... E mi piace tantissimo quando ci sono i retini, proprio mi danno proprio atmosfera, mi piacciono. Sì. Però ci stanno malissimo col mio stile di disegno, ci stanno proprio. Li ho provati, ma abbandonati subito. Beh, ma giustamente, se poi dopo tu ti rifai molto allo stile classico dei fumetti, dei comic book americani, era uno stile dove il retino non era proprio concepito, non ci stava, ma... Io credo veramente che sì, probabilmente la seconda metà degli anni 90 cominciavi a vedere qualche fumetto americano con i retini. Adesso anche lì ci mettono di tutto e di più, però vabbè, sono passati pure. Ora anche veramente troppo, ora sono super carichi proprio anche di effetti e sì, sì, sì. Ma è una cosa che a me non piace. Sì, sono quelle cose che quando le dico normalmente mi sento molto molto vecchio, perché dici, ecco, vedi, apprezzi solo le cose più vecchie. Saremo vecchi, però pazienza. Non mi piacciono. No, ma capisco perfettamente, anzi, condivido proprio. Senti, ma ti rivedremo nei prossimi volumi di The Barbarian King? Adesso ti stai riposando e quindi stai pensando anche ad altri progetti, se posso chiederti? No. Non sto, cioè non ho intenzione di fare altro se non continuare okay. Barbarian King con Massimo. E Massimo lo sa, sto cercando di fare di tutto il possibile per arrivare a settembre bello carico per iniziare col progetto, perché
mi è dispiaciuto tanto non lavorarci, proprio dico senza problemi, Massimo lo sa, mi è dispiaciuto parecchio, ci tenevo tanto, e poi quando ti trovi anche benissimo a lavorare con le persone, ti dispiace ancora di più, perché proprio ti diverti, lavori, certo, ti diverti, fai una cosa che ti piace, però è stata veramente una cosa di una causa di forza maggiore, ho dovuto mollare. Sì. Purtroppo ci sono momenti in cui non puoi rimanere sulla sedia e continuare a disegnare nonostante tutto, invece devi chiudere tutto e niente. Sto disegnando un po' per me, sto facendo delle illustrazioni su carta perché mi mancavano, ma non è un progetto, non è niente, è che se comunque non continuo a disegnare un po' è chiaro, finita. Cioè proprio, è una palestra che serve, certo. Sì, più che palestra è la valvola di sfogo. È la valvola di sfogo, chiaro. Quindi devi comunque, nonostante tutto, cercare di mantenerla, anche se una volta a settimana ti metti lì e disegni, però, però no, certo. non ho progetti. Il progetto è rimettermi a lavorare su Bad Bunny King, perché ci tenevo a continuarlo e mi piacerebbe tantissimo portarla a termine. Anche perché è evidente, proprio si traspare dalle tavole, che siete un team affiatato e che quindi è giusto che si funzioni così tutti quanti assieme di concerto. Ma d'altra parte la famiglia Leviathan è così. Eccolo qui, guarda, ecco, è arrivato Massimo. se riesci a leggere i commenti, Nicolò. Eccolo, ora sì. Ma anch'io, infatti è quello il casino, che... arrivi a un punto che ti devi riposare un attimo e ti dispiace un casino, perché detto te, ti trovi bene. Io alla fine ho iniziato con un lavoro con Kleiner e poi ho lavorato con Leviathan Lab, ho lavorato con Massimo e basta. E quindi quanti saranno 3-4 anni che lavoro solo con Massimo. Perché mi trovo bene tantissimo, proprio è bello, mi diverto, e quindi niente, meglio di così. Il progetto sarà un bel riposo e continuare col Barbaro. Ottimo. Allora, intanto vi faccio vedere di nuovo la copertina del quarto volume, che è oramai uscito già da qualche settimana, quindi lo potete trovare in giro. Ops, ho allagato il computer, perfetto, fantastico. Mi sa che sei mutato. Sì, ero mutato. Ora sì. La bottiglia qualche effetto l'ha fatto, effettivamente ha mutato il microfono. Dico, no, il quarto volume di The Barbarian King ormai è disponibile già da qualche settimana, quindi lo trovate nelle librerie e nelle fumetterie, non dovreste fare fatica a recuperarlo. Massimo Rosi, Nicolò Toffanelli. Nicolò, noi ti auguriamo naturalmente di vederti al più presto sulle nuove pagine di The Barbarian King, quindi riposati e torna presto a disegnare il Barbaro. E io ti ringrazio davvero per questa chiacchierata. Grazie a te. Quindi ringraziamo anche Vapori di Birra, che ci ha offerto da bere, e ci vediamo prossimamente. Allora, ciao, grazie. Ciao Nicolò, ciao a tutti, buona serata. Ciao. Ciao anche a te.